Buonasera e benvenute e benvenuti a tutti voi. Sono, come dire, no, emozionata. Dire emozionata è dire poco. Sono meravigliosamente emozionata, nel senso che mi sento che quello che stiamo facendo è una cosa di quelle proprio belle, di quelle che sono la storia della nostra professione. Festeggiamo stasera i 20 anni del codice deontologico. Festeggiamo stasera i 29 anni della legge 56. Perché abbiamo pensato di festeggiare e di celebrare la legge 56 e il codice deontologico stasera qua tutti insieme? Uno, perché penso che la ritualità sia parte integrante per la costruzione delle comunità e quindi rendere rituale un evento, festeggiare un compleanno, è un modo per costruire comunità. Essendo pure il mio primo giorno all'interno dell'ordine, mi ha fatto vedere proprio che cosa significa la comunità degli psicologi. Sono iscritta da un anno e devo dire che ho trovato un forte senso di identità. È un momento importantissimo, prima di tutto per ricevere dalle vecchie generazioni degli input, per riuscire a raggiungere da un punto di vista di comunità degli obiettivi sempre più grandi. L'idea di stare insieme e quindi di fare colleganza. Io credo che alla nostra comunità spetti il compito di trasmettere i saperi, di trasmettere il sapere che c'è stato e che si è costruito nel tempo, un sapere che a volte può essere perduto se non vissuto, un sapere che riguarda come è stata declinata la nostra professione nei vari ambiti, come si è evoluta. È stato un momento molto interessante, anche perché c'è questa congiunzione che è stata fatta oltre al 20° anniversario che ricorre oggi, anche del fatto che c'è il passaggio di generazione. Chi ha creato il codice e si è impegnato col passaggio di staffetta ai giovani, in modo tale, quindi a noi giovani psicologi, di dare una continuità e un progresso che oggi viene rappresentato qui con la possibilità della continuità e del miglioramento, come un passaggio di staffetta da chi è stato a cosa sarà, perché la psicologia non si ferma mai e il benessere delle persone deve continuare partendo da sé. Per noi è una grande celebrazione. Io faccio parte della generazione che mi laureavo mentre veniva approvata la legge e poi vabbè, il codice deontologico è arrivato invece dopo diversi anni. Però comunque erano primi momenti per noi importantissimi e quindi un momento di grande gioia, anche appunto il passaggio attraverso le generazioni, l'accogliere le nuove generazioni di psicologi e sentirci insomma attraverso tante età e esperienze diverse tutti insieme nella professione. Ritengo che queste siano delle opportunità di condivisione importante, di scambio di esperienze, ma soprattutto di costruzione di sempre maggiore e più consapevolezza della propria identità professionale. Questa mia riflessione la voglio concludere con una frase di una ministra boliviana, non è mia. Per poter ricordare, per non dimenticare tutto quello che ho imparato, devo poterlo insegnare. E devo poter insegnare a quelli che vengono dopo di me, ma anche a quelli che stanno ora qui con me, quello che noi abbiamo imparato. Perché questo patrimonio enorme, che è la psicologia che noi siamo, non vada disperso. Vi ringrazio.